Un tessitore disse: «Parlaci degli abiti». E lui rispose: «I vostri abiti nascondono molta della vostra bellezza individuale originaria, mio, ma non quello che non è bello, che non è in armonia nel vostro essere. Benché negli abiti dell'anima ricerchiate la libertà del privato, io sono», qua c'è una nota importante, dice, fai due versioni, privato e primato, nel senso, il ceppo della scimmia che è in noi, cioè un qualcosa di pro e contro la mescolanza genetica. Qua si dice: benché negli abiti dell'anima ricerchiate la libertà del privato, in essi potreste finire imbrigliati con catene. Se considero il legame con la scimmia, suono in questa maniera: benché negli abiti, nella struttura di genetica della scimmia ricerchiate la libertà dal primato, ricerchiate di liberarvi degli effetti genetici dei primati, in esse potreste rimanere sepolti o schiavizzati proprio dalle loro cattive abitudini disarmoniche e rese disarmoniche dall'oppressione umana. Continua: come vorrei vedervi accogliere il sole e vento con la pelle del corpo e non con i troppi indumenti che c'erano, poiché il respiro della vita è nella luce del sole e la sua mano sta nel vento. Ma taluni di voi dicono: è il vento del nord, la freddezza della mente troppo distaccata che ci tesse gli abiti. Ed io vi dico: sì, è il vento del nord che lavora per congelare l'originale istinto. E aggiungo che è la originaria vergogna il suo telaio, e l'indebolito vigore dell'anima è divenuta la genetica sua trama. E quando il suo malefico lavoro è compiuto, eccolo ridere nei boschi oscuri e nelle intricate foreste, cioè nell'aspetto selvatico dell'anima umana mescolata con quella dell'animale. Per non farvi gelare il sangue, vi consiglio di non dimenticare mai che la modestia vi fa scudo contro lo sguardo impuro. Tuttavia, quando l'impuro peccato sarà scomparso, cosa sarà poi della falsa modestia, se non un impaccio per la mente in verifica veritiera espressione? Ne dimenticate mai quanto la terra goda a sentire i vostri piedi, nudi da orpelli inutili? E quando il vento abbia voglia di giocare coi vostri capelli, e quanto il sole ami accarezzare la vostra pelle, e quanto l'acqua si rallegri nell'abbracciare e adattarsi al vostro corpo libero da pesanti zavorre. Un mercante disse: parlaci del comperare e del vendere. E lui rispose: a voi la terra cede i suoi molteplici frutti, e mai sarete nel bisogno se solo saprete come equamente riempirvene le mani, e nell'onesto scambiarvi i doni della terra che troverete l'abbondanza dello spirito vitale e sarete così appagati nell'anima. Ma se tale scambio non avverrà nell'amore e nella giustizia generosa, lo scambio condurrà taluni nell'ingordigia e altri alla fame a livello corporeo.
quando al mercato voi lavoratori del mare, dei campi e dei vigneti incontrate i tessitori, i vasai e gli speziali, cercate di invocare lo Spirito Supremo dalla terra affinché venga tra voi e consacri le bilance e diriga il giudizio nel baratto che confronta valore di una cosa con il valore di un'altra. Oltretutto, non tollerate che quelli dalle mani sterili ma scaltre abbiano parte dei vostri commerci, offrendo solo vuote ciance in cambio dei frutti reali della vostra fatica. A uomini siffatti dovreste dire, uomini e donne siffatte dovreste dire: unitevi a noi nei campi, o coi nostri fratelli andate sul mare a gettare le reti, poiché la terra e il mare saranno generosi con voi quanto lo sono con noi. Ma se giungono i cantori di danzatori e suonatori di flauto, comperate i doni che anche loro recano, poiché anch'essi raccolgono frutti e incensi, e ciò che offrono, seppur fatto dalla materia dei sogni, è ornamento e cibo dell'appetito, dello spirito, dell'anima vostra. E prima di lasciare il mercato della vita, cioè il metabolismo vitale, badate che nessuna persona, cellula, se ne sia allontanati a mani vuote, poiché lo Spirito Supremo della Terra non dormirà in pace nel vento divino sinché non siano soddisfatti i bisogni anche dell'ultimo di voi. Grazie.